presentato a Loreto Prutino, nella sala Cascella del Castello Chiola, il libro Giacomo Acerbo e i suoi rapporti con D'Annunzio e Mussolini, del dottor Franco Di Tizio, che ha tracciato in questo volume tutta la vita di Acerbo, nato a Loreto Prutino, basandosi soprattutto su documenti, lettere, articoli di stampa, decreti, volumi di storia, ampliando il suo racconto con una raccolta fotografica. Di Tizio traccia una biografia di Acerbo come una vita segnata da due fasi nettamente contrastanti, un primo di ascesa al potere ed un secondo sovrastato dal rischio tremendo di una morte cruenta quando egli espresse un voto sfavorevole a Mussolini. Nella seconda parte del libro Di Tizio racconta, sempre tramite lettere e racconti, letti per l'occasione dall'attrice Franca Minnucci, il rapporto con il Vate D'Annunzio anche nei numerosi incontri al Vittoriale. Ci fa capire un po' il ruolo che Giacomo Acerbo ha avuto in Abruzzo e ci fa capire anche il rapporto che ebbe con D'Annunzio, insomma. Una passione, ognuno ha una passione, io sono di Francavilla al Mare, quindi mi sono occupato un po' del Cenacolo, ho cominciato a studiare anche D'Annunzio e incrociando quello con Giacomo Acerbo ho pubblicato anche questo libro. Lui ha saputo interpretare passaggi fondamentali della vita abruzzese e nazionale, ha dimostrato che si diventa classe dirigente studiando, investendo tempo, dedicandosi a conoscere piccole e grandi questioni, ha saputo interpretare dal punto di vista nazionale anche le domande dell'Abruzzo. Sicuramente è una persona che può dividere quando si va a parlare di ideologie. Nell'era postmoderna, dove devono valere le idee, probabilmente dobbiamo andare a prendere il buono che c'è in chi comunque è nella storia. Una giornata come oggi anche dare già un giusto riconoscimento nei confronti di questo concittadino importante.